Sono state due serate cariche di emozioni quelle che si sono svolte presso la Certosa di San Lorenzo a Padula nei giorni 4 e 5 giugno in occasione del decennale dell'Istituto Carlo Pisacane di Sapri. 300 musicisti, 8 licei musicali della provincia di Salerno, 2 orchestre sinfoniche, un'orchestra junior SMIM, 3 jazzisti di fama internazionale si sono alternati in un fitto programma per celebrare il lavoro, l'impegno, il territorio, la sinergia e l'amore per la musica. Massima soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico Franca Principe per la riuscita dell'evento alla presenza di numerosi dirigenti scolastici della provincia salernitana che hanno apprezzato l'iniziativa, del sindaco di Padula Michela Cimino, soddisfatta per il lavoro svolto dall'Istituto Pisacane di Sapri. Grande partecipazione e apprezzamenti anche sui social attraverso la diretta di Cilento Channel che ha trasmesso le due serate in diretta televisiva sul canale 636 e sulla pagina Facebook. Abbiamo inaugurato la nostra scuola nella cattedrale dei Policastro, perché da sempre la scuola è stata la scuola del comprensorio. Frequentano questo istituto musicale i ragazzi che provengono da 20 comuni, da 34 frazioni, quindi non è soltanto la scuola del mio meraviglioso paese, Sapri, che naturalmente adoro e che ieri ha ricevuto anche un omaggio particolare, una composizione dedicata alla Spigolatrice, ma è veramente il liceo musicale di un ampio territorio in cui la cultura musicale è radicata. E avere scelto questa situazione straordinaria, quindi anticipo i ringraziamenti che mi sentirete porgere molte volte durante la serata al sindaco Michela Cimino, ha dato quel tocco particolare di elevatezza del percorso culturale, perché questo è un luogo di preghiera, è un luogo di raccoglimento, è un luogo del silenzio e, come abbiamo visto ieri poi, è un luogo dove la musica si dispiega e si apre. Ieri, permettetemi di esprimere la mia emozione, mentre suonavano i ragazzi del Conservatorio di Salerno, c'era la luna che brillava e io avevo dietro di me una maestra di Sapri straordinaria. Quando ha sentito il pezzo di Mary Poppins che lei usa con i bambini, mi ha detto: grazie, vorrei che una stella cadente ti consentisse di esprimere un desiderio. Alla professoressa Giusi Di Giorgio io voglio donare questa pergamena in cui all'indirizzo Ipseoa diciamo grazie per la partecipazione al nostro decennale, per il contributo all'accoglienza, avete visto ci sono le ragazze che fanno l'accoglienza turistica, per il catering alle due orchestre dei conservatori di Salerno Martucci e di Napoli San Pietro a Maiella. Quindi diamo alla professoressa di accoglienza turistica questo attestato per i suoi ragazzi e per tutti i colleghi. Poi questi fiori li hanno donati a me, è vero, ma io li lascio al professore Marotta, perché il professore Marotta è il pedagogista più anziano della nostra scuola e la storia del nostro liceo musicale, quindi glieli dono di cuore quelli che erano pensati per me, donandogli un abbraccio, perché noi abbiamo respirato insieme i primi esperimenti, le prime lezioni, e veramente abbiamo un affetto grande per i ragazzi e c'è una quotidianità che ci lega tutti. Non voglio sottrarre tempo all'orchestra che sta per suonare, però visto che mi trovo qui in questo momento di empatia, no, e di affetto, permettetemi di farli adesso i ringraziamenti, perché i comuni li ho già ringraziati. Insieme ai comuni vorrei ringraziare la Proloco di Padula che ci ha offerto questi meravigliosi fiori. Vorrei ringraziare Artem, che è l'azienda e l'agenzia culturale che si occupa della gestione museale, che ha avuto con il signor Falabella, il dottor Falabella, la disponibilità di crearci immediatamente gli spazi che stiamo stasera animando. E naturalmente i personaggi che ci hanno accompagnato nel saluto istituzionale, salutando per il Vescovo e per il senatore Andria, che vedrete e ascolterete nel nostro messaggio quello che sarà appunto realizzato dal Cilento Channel, perché stasera per ragioni tecniche purtroppo non abbiamo potuto ascoltare il loro video messaggio. E ancora devo salutare e ringraziare i professori tutti del liceo Pisacane, tutti di tutti gli indirizzi, stasera ce ne sono tanti, vorrei un grande applauso per tutti loro, perché la nostra è una straordinaria famiglia. E per il liceo musicale dovete consentirmi di menzionarli uno per uno.
La professoressa De Rosa di Storia della Musica, Pellegrino e Colasanto di Tecnologie Musicali, Lingardo di Tecnologia di Teoria, Analisi, Composizione, Marotta di Flauto, Cuomo di Clarinetto, Barbuscio Contrabbasso, Borrelli Oboe, Perna Violino, D'Alessandro Soprano, Napoletano Canto, Greco Tromba, Pomposelli Chitarra, Paladino Sax, D'Andrea Violoncello, Fisarmonica Antonucci, Pianoforte, Lariccia e Galante, Giordano Spinazzola Vitolo, Castiello Basso Tuba, Di Lascio Percussioni. Insomma, è veramente una straordinaria comunità quella che stasera ha voluto festeggiare insieme a voi tutti, in questi due giorni dedicati alla musica, i nostri 10 anni di battaglie, di sacrificio, di speranza, di studio, di analisi, ricerca, cultura, dedizione, insomma. E in questo momento, prima che il pubblico si lasci poi andare alla sapienza e alla meraviglia di questa straordinaria orchestra, ancora dovete farmi ringraziare il personale della scuola. Personale della scuola che apre le porte anche di domenica, che stasera scaricherà gli strumenti musicali alle 3 di notte, a chi ha concepito come Sara Pellegrino, Silva D'Amato, Raffaele Calicchio, Assunta Tolomeo, Filomena Regina, Veria Martorelli, Tiziana, Antonio Loguercio, la direttrice dei servizi della scuola che realizza poi gli aspetti tecnici, dottoressa Gianni. Questa è la grande scuola che noi vogliamo farvi sentire vicina e vogliamo sentire da voi la vostra gratitudine attraverso un applauso che io rivolgo a tutte le persone che credono nella scuola, credono in me e mi seguono in questi percorsi straordinari. Ecco, mentre Franca prende fiato, che è davvero un fiume in piena, complimenti Franca, io chiamo anche Giuseppe Malzone, il vicario. Giuseppe, questa sera ti tocca venire qui perché penso ci sia un premio, oppure non lo premiamo presto? Lo premiamo, dov'è Giuseppe? Sta arrivando, eccolo qua. Allora, se mi portano la targa mia, se non l'hanno persa, io leggo la mia targa, la dedico anche a lui, però non so dove sia il professore Trezza con le studentesse, perché c'è un'ultima targa che io so, perché le sorprese non sempre proprio riescono ad essere mantenute fino all'ultimo minuto, è per la preside e io la condivido col vicario perché vicario... ha fatto notte, ha preso in affitto un bed and breakfast qui perché attraverso la sua azione di coordinamento siamo riusciti a far lavorare tante squadre in brevissimo tempo nel percorso del volontariato, per cui vorrei che questo dono che i ragazzi hanno pensato per me lo leggesse lui, perché noi condividiamo le gioie, no, lo leggi tu, perché a te vicario, le gioie e anche diciamo certe volte le ansie della scuola, quando noi ci sentiamo a sera tarda, quando, come Elisabetta pure sa, ci dobbiamo sentire perché c'è un'ordinanza sindacale che arriva a mezzanotte e non sappiamo come far raggiungere questo messaggio alle nostre famiglie. Siamo stati bravi noi tutti della scuola italiana, guardate, perché non ci siamo fermati neanche di fronte alla pandemia. Soprattutto non ci fermiamo di fronte alla guerra, perché la guerra non esiste per noi, perché per noi esiste soltanto un messaggio della pace, della musica, della cultura. Perciò sono così entusiasta, perciò vi ringrazio tutti di questa vicinanza di questi 2 giorni e lascio che Raffaella mi dedichi questa frase che penso i miei ragazzi hanno pensato per me e che non ho letto, sapevo che l'avevano pensata. E allora la dirigente scolastica Franca Principe, per la passione pedagogica e la tenacia che hanno caratterizzato la sua carriera professionale, a lei la comunità scolastica del Pisacane è grata per il lavoro che svolge a servizio della collettività e per il dono del liceo musicale. Studenti, docenti, personale del Pisacane di Sapri. Beviamo, beviamo dei lieti calici che la bellezza infiora e la fuggevo l'ora.
si nebbia voluta, li fiamme dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Li fiamme, amore, amor franco, ci più caldi baci avrà. Tra voi, tra voi saprò dividere tempo mio giocondo, tutte follia, follia del mondo, ciò che non è mia. Thank you.